Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen, io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorissima, oggi video tag. Volevamo ringraziare tantissimo il canale di Eva Loverde H. Le foglie di Eva, perché era il nome precedente, adesso ha cambiato nome al canale. Sì, perché ci ha taggato in quello che è il tag sui piccoli creatori di YouTube. Siamo rimaste veramente tipo occhi a cuoricino. Sì, non ce l'aspettavamo. Non ce l'aspettavamo, cioè proprio stavamo guardando il video così e quando ci ha taggato noi perché? Sì. Cioè cosa? Come? Siamo felicissime, ti mandiamo un bacione. Grazie, veramente. Ah, siamo felicissime. Ma sono un po' di domande. Sì, sono 14 e quindi in coro, ragazzi, in coro. Non ci coordiniamo prima, ribadiamo. Mamma mia, cosa facciamo noi? Niente, perché noi giriamo così a caso. Niente, ma senza provare. L'unica cosa che ci mettiamo d'accordo è quali video dobbiamo girare in quel giorno per capire cosa lei deve portare. Esatto. Ma è il massimo proprio, cioè sì, non sì, sì, sì. Poi è tipo va, chiacchieriamo a braccio. Esatto. Allora, ci sono queste 14 domande a cui noi daremo risposta. Noi il tag lo apriamo a tutti i piccoli creatori che esistono sul canale, anche a quelli che ci seguono, perché ci piacerebbe vedere voi cosa risponderete, esatto. se vorrete farlo. Vi lasciamo il video di Eva qua nelle schede, non l'ho detto prima ma lo trovate qua. E niente, basta, direi di partire. Sì, partiamo. Partiamo con le domande, vediamo. Ok. Da quanti anni fai video su YouTube? Abbiamo iniziato 2 anni fa noi. 3 forse. Sì, anche. 2 e mezzo, insomma. Sì. Poi ci siamo interrotte per percorsi nostri di vita anche. E a un certo punto abbiamo sentito proprio il bisogno, abbiamo cambiato anche il genere dopo, quando siamo ripartite, però sì. Avevamo bisogno di iniziare nuovamente questo percorso, di intraprendere un nuovo percorso. Sì, questo. Che adesso stiamo portando con determinazione per il momento avanti, perché proprio, secondo me eravamo partite anche con una grinta differente. Sì, adesso proprio è diverso. Sì. Ok. Di cosa parlava il tuo primissimo video? Beh, erano i video assaggi. Esatto. Noi assaggiavamo cose da non italiane, ma a diverse parti del mondo, quindi ci prendevamo da siti dove vendevano roba giapponese, coreana, da negozi etnici, sì. Quando il suo compagno viaggiava. Esatto, quindi un c'era po' così. C'era un mix di tutto e perché una grande nostra passione, credo si veda, è la tavola. No. Noi adoriamo proprio il cibo e la sperimentazione anche in campo alimentare. Sì, esatto, poter assaggiare nei posti dove si va le cose tipiche. Poi, se potessi scegliere, con chi collaboreresti? Oddio, ce ne sono troppe. Esatto, con tutti perché, noi. Sì, con tutte le ragazze con le quali ci sentiamo, con le quali abbiamo uno scambio, che ci piace seguire, perché... Noi veramente siamo persone di base, sì. Molto aperte mentalmente, allora, quindi avrei difficoltà a dover fare una classifica, ecco, a scegliere. Se dovessimo interpretarlo come chi sceglieresti tra i grandissimi, proprio tra i top che sono iper conosciuti. Top nel senso il numero di iscritti che in questo che senso hanno, sì. Top come bravura, come no, proprio... No. I grandi youtuber, quelli, ecco, che lo fanno da una vita, insomma. Sì, che per loro è diventato un lavoro, ecco, in questo senso. Carmi. Sì, assolutamente. Carmi è mio e a me piacerebbe anche molto Liquors Beauty. Liquors Beauty. Quindi Carmi lì e Luca si chiama Liquors Beauty, ci piace tanto. E Giulia Mapelli. Sì. E poi io come stranieri sceglierei Angelica Nyquist. Io l'adoro, quindi... Sai che... Quindi... Vabbè, questi. Diciamo che loro sono chi praticamente ha moltissimi iscritti, perché loro sì, hanno proprio veramente... di quelli che non ci considereranno probabilmente mai in vita nostra, ma noi va bene così. Esatto, ci piacciono, li seguiamo. E diversamente tra le altre ragazze che hanno canali grandi, comunque, perché noi siamo un canale sì. Veramente piccolino, però ci sentiamo anche con altre ragazze che hanno canali grandi,
La maggior parte di noi vorremmo collaborare con la maggior parte di voi, perché ognuna di loro ha, non tutte, sì, la maggior parte, perché no, con tutte, esatto, cioè in realtà tutte, perché ognuna di loro ha delle peculiarità, dei tratti che ci piacciono, quindi proprio bello, a noi piace la varietà, quindi sì, esatto, quindi in realtà facciamo fatica a rispondere, esatto, a questa domanda. Cosa vorrebbe dire per te farcela su YouTube? Posso peccare di spocchia? Posso sembrare spocchiosa nel dare, sì, questa risposta, probabilmente. Secondo me è la stessa mia. E non, probabilmente sì. E non vorrei che passasse questo messaggio, però noi ce la stiamo facendo. Nel senso specifico, proprio perché sembra che uno dice «Ah, guarda quella che se la tira, ce la sta facendo». No. Cioè, mi autocritico, lo so che per noi YouTube è un divertimento, quindi in primis noi ci stiamo divertendo. Esatto. Secondaria cosa, YouTube, per me riuscire a farcela su YouTube adesso è uno step successivo. Conoscere gente magnifica, e noi stiamo conoscendo, grazie a YouTube e grazie anche a Instagram, delle persone magnifiche, proprio magnifiche, con le quali avere degli scambi, che magari ci contattano banalmente per chiederci anche come stiamo. Con alcune di alcune ragazze abbiamo anche i numeri, quindi abbiamo i gruppi, sì, WhatsApp, esatto, tra noi tre. E questo per me avere uno scambio è per questo, per me significa ci stiamo riuscendo. Non ci siamo riuscite del tutto, ovvio, per l'amor di Dio, si possono ampliare sempre di più le reti di conoscenze, però ci stiamo riuscendo, quindi YouTube è divertirsi, fondamentale, esatto, e conoscere nuove persone. E questa cosa, in tutti e due questi campi, diciamo che sì, sta andando. Sì, anche per me. E l'avrei risposto uguale. E per questo, cioè, farcela è, uno, trasmettere la passione anche. Sì, trasmettere la passione, essere felice di essere qua con voi. E noi siamo felici, noi non vediamo l'ora che arrivi il sabato, come abbiamo già detto in altri video, questo è il nostro momento che dedichiamo a noi per stare con voi, anche se purtroppo non vi possiamo vedere fisicamente. Quindi è questo il farcela, noi ci divertiamo, noi ci piace. Il fatto che abbiamo ancora costanza, ancora, non è che siamo da qua da 2000 sì, anni, però comunque cerchiamo di avere costanza anche con gli impegni, incastrandoli a quelli che sono gli impegni e della nostra anche vita. Anche in momenti difficili, ci sono stati dei momenti difficili, sì, anche in questo periodo, non è inutile negarlo, la vita è fatta di alti e bassi. Però anche nonostante questo, niente, noi sì, eravamo felici quando arrivavamo qua. Quindi sì, questo per me significa farcela, in questo senso. Ed è questo il senso che io do a farcela di YouTube, per esatto, me. Anche io. Ok. E conoscere, vabbè, questo... Conoscere persone. Questo è fantastico, top. Sì, è bellissimo. Sì. E allora, cosa vorrebbe... no, questa l'ho già letta, a posto. Qual è il tuo obiettivo finale riguardo a YouTube? Il mio obiettivo finale è non smettere. Sì. Questo è il mio obiettivo. Cercare di andare avanti fino alla fine, fino all'infinito, cioè finché non veramente non sarà YouTube a chiudere o io a non esserci per prima, cioè nel senso, oppure veramente finché... continuare tanti anni, ecco questo. Sì. Qual è la parte più difficile di essere su YouTube? Esporsi anche, sì, mettersi in gioco così, sì, senza, per come siamo noi, senza grandi filtri, ecco, nel senso, noi portiamo noi sul canale nostro. E quindi il fatto che sei esposto, puoi essere soggetto a critiche, sei soggetto anche a complimenti che fanno piacere, ma anche le critiche che a volte non è nel nostro caso in questo determinato momento, però possono magari essere critiche tanto per fare critica e non una critica a livello costruttivo che magari ti può dare un consiglio di, sì, qualcosa che stai sbagliando. Esatto. E quindi è questa in realtà per noi, per me almeno, anche però penso per me, anche non per no, te, perché... Io l'ho detto subito, l'esporsi, che significa fondamentalmente a, non tanto l'esporsi a quelli che possono essere dei consigli perché sono sempre ben accetti, ma l'esporsi a quella che viene definita la critica gratuita finalizzata, sì, a se stessa. E l'altra cosa che io a volte trovo un po' difficile, ma penso forse addirittura più lei di me, perché lei edita e questo vada, è la costanza con gli impegni della vita. Sì, perché ecco questo. Noi non lo facciamo di lavoro, quindi essendo una passione, io a volte, perché essendo io, come vi ho detto, che edito, sì, sì, devo togliere del tempo a quella che può essere la mia vita di coppia,
e il mio compagno poveretto ne sa qualcosa, però è molto rispettoso su questo, quindi un plauso pubblico al, sì, a sempre, esatto, al povero Luca, che capisce che a me piace, che mi fa bene anche come cose, quindi non si lamenta se tolgo tempo a lui o alla nostra coppia, perché molto spesso io la sera, avendo altri impegni nella nostra vita, io la sera alle 9 torno a casa, alle 9, dalle 9 alle 10 io edito un'ora per riuscire a far uscire il video, una, due, un'ora la sera, una mezz'ora, insomma 10 minuti libri che ho, io li impegno per l'editing. Esatto, quindi è quello un po'. Allora, qual è la parte migliore di essere su YouTube? Beh, voi! Esatto, cioè è scontata, proprio è una delle più semplici invece a cui rispondere. Ci divertiamo e voi? Voi siete la parte migliore. Qual è la parte più difficile di combinare casini col cellulare? Questa è una domanda extra mia. Allora, vabbè. Qual è il commento più divertente che tu abbia mai ricevuto? E a me già viene da ridere perché... Noi lo sappiamo qual è, perché è legata a una ragazza che salutiamo, che si chiama Silvia. Ciao, che lei anche lei ha un canale. Trovate qua sopra e linkato giù nell'info box, come tutto, sia video che vi nominavo prima che il canale, trovate tutto. Esatto. E scrivendoci su Instagram, sua sorella a noi ci ha nominato le Minions ed è la cosa più bella e divertente che abbiamo trovato. Anche perché per assonanza le Martinos, le Minions, è magnifico. Inoltre la piccola aggiunta che ci è stata fatta è che quando ridiamo, effettivamente ridiamo, abbiamo la stessa risatina malefica dei Minions, quindi siamo morte. Sì, sì, perché poi ha detto proprio che era legato al fatto che facciamo far danni, insomma siamo così. Allora è stato bellissimo, questo è stato il complimento, esatto, più divertente per noi. Esatto. Poi, qual è il commento più cattivo che tu abbia mai ricevuto su YouTube? Ecco, secondo me questa domanda è nessuno, perché noi, tutte le persone che hanno fino ad oggi interagito con noi su YouTube, ma anche su Instagram, perché usiamo anche quel social, quindi è giusto che noi lo diciamo, è legato solo a YouTube, ma va bene. Trovate sotto di lei, così ve lo faccio anche comparire. Esatto. Non abbiamo mai ricevuto un commento cattivo. Le persone che fino ad oggi hanno interagito con noi sono persone rispettose, garbate, delicate in qualsiasi tipo di cosa ci dicano, quindi... Veramente, sì sì, proprio non abbiamo nulla, non c'è nulla da dire. Niente, perché proprio... È nessuno la risposta. Nessuno, sì. Qual è il commento? L'ho già fatto. Su quale... ce la faccio, non vi preoccupate. Su quale argomento potresti creare un canale? Beh, dai, su tanti, sul cibo. Sì, di cucina, perché ci piace anche cucinare. Ci piace cucinare. Sui viaggi, ci piace, sì, tantissimo viaggiare. Sul riciclo, sugli avanzi di cibo, sempre legato al cibo. Sì, siamo, ma quello è sempre legato al cibo. Cioè, praticamente cibo. Sì. Poi, cioè, viaggi, no, sì, ci viaggi. Piace tantissimo viaggiare. Organizzarli anche, organizzarli, proprio. Sì. Andare arte, perché all'arte ci piace molto. E io personalmente direi anche libri o serie TV. Sì, sì, io libri spazio molto su determinati tipi di genere, quindi non sarebbe però proprio... Però su serie TV, anche anime, allora, io farei libri e manga, anime e serie, perché proprio mi piacciono tantissimo. Sì, sì, esatto. Beh, poi... Non lo saprei, non lo saprei. No, anzi, in realtà... Unghie io probabilmente potrei mettere oltre al make-up, perché mi piacciono, sì, anche fare... Ho la grande passione per le unghie, però... Sulle unghie sono un po' fissata su determinate cose, quindi... Beh, sì, insomma, queste sono le nostre, sì, cose. Poi, perché è iniziato il tuo canale? Allora, il canale era iniziato inizialmente per gioco. Ci piaceva vedere i video assaggi quando è iniziato proprio. E quindi è andato così. La rifare il canale è stato iniziato perché ci serviva, dato da un forte trauma che è avvenuto nella nostra vita. Quindi nello scorso anno abbiamo subito un forte trauma e è stato terapeutico per noi. Esatto. Poi non ci addentriamo più di tanto, quando se mai sarà il momento sarà un qualcosa che magari, del quale sì, potremmo... Ma sì, non è che... Però insomma è stato un...
forte, quindi questo per noi è stato la nostra, il rimetterci in piedi. Esatto, è stato il nostro spazio, è per quello che noi vi diciamo sempre che ci piace, perché è il nostro spazio sì. felice, ed è stato terapeutico. Quindi è per questo. Adesso torniamo nella vecchia serie della nostra tipologia di video. Quale video ti imbarazza? Allora, io personalmente o andiamo molto nello sceno, quindi non andiamo più su YouTube, ma andiamo su un altro You, che non è Tube. Esatto, e non sei più su Instagram, ma sei su un altro social. Esatto, ma diversamente nessuno. Esatto, non ci imbarazza praticamente nulla. L'imbarazzo sono, sì, per la vita privata su determinati esatto, punti di proprio vista. Sfera intima. Sfera molto intima. Esatto. Osceno, ecco. Barroscento. Andiamo sulle oscenità. Sulle oscenità, sulla na 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 na. Si fa tutto da sola. Va bene. Allora, di quale video sei più fiera? Beh, scusate, questo giochiamo in casa noi siamo fierissime del nostro video tag, di Palette Heart Tag. Ve lo lasciamo, se siete nuove, magari non l'avete visto, ve lo lasciamo qua. Ribadiamo, chiunque non l'avesse visto e volesse farlo, che è un canale, ne saremmo lietissime. Sì. E fatecelo sapere, quindi dicetecelo ditecelo nei commenti. Oh, guarda, abbiamo fatto il vostro video. Noi felicissime di andarla a vedere. Esatto. Quello è il nostro, perché è il nostro bimbo. Esatto. L'abbiamo creato noi, quindi esatto, è per quello. Quindi quello. Allora, qual è il tuo primo ricordo legato a YouTube? Primo legato a quando abbiamo iniziato, quindi. Allora, il primo legato a quando abbiamo iniziato sono a bagnato. Esatto, cioè, il primo, anzi, quando, legato per me, perché io prima avevo un canale da sola. Sì, è vero. Che poi non ho portato avanti, quindi ormai è lì nel dimenticatoio, è legato al cercare di comprare tutta la strumentazione e al mio papà che mi diceva, sopportando questa mia genialata, sapendo la mia passione, mi diceva: la fotocamera che mi avete regalato, prendela tu con tutto quanto per poter girare i tuoi video. È vero. Quindi è questo, legato a questo. Legato invece, primo ricordo legato proprio al tubo, è Clio Makeup sì. E Wilwush e Frank Matano. Tre cose, sì. Due simili, una totalmente differente. Quindi Clio, perché il makeup è stata la prima cosa che abbiamo iniziato a seguire, c'era Clio e il Chior, se non erro, che era appunto il make-up artist sì, coreano, il Chior, e poi Petri Lud, che era un ragazzo transgender bravissimo, perché lui era spettacolare nei trucchi e faceva vedere i trucchi che faceva quando appunto andava a fare le varie serate. Bravissimo. Me l'ero dimenticato lui, è vero, Petri era bravissimo. Lud, il Chior, che era il make-up artist coreano, e Clio, quindi sì. Erano questi tre di trucco che seguivo. E poi vabbè, Matano. Wilwush, perché sì, è bravissimo. E Frank Matano, perché sì. Lui ha i scherzi telefonici, poi era la dolcezza troppo. Che aveva, era fantastico. Noi seguivamo anche, che si chiama, secondo me, Davide, può essere? Di Milano? Quello che aveva un po' i dentini da Dracula. Ah, Daniel Doesn't Matter! Seguivamo anche Daniel, lui, che adesso fa programmi su Radio Kiss Kiss. Sì, noi all'inizio con Daniele lui. Doesn't Matter. Ecco, io Davide e Daniele, come vedete, non mi sono... No, Daniele Doesn't Matter, anche lui, fantastico. Perché seguivamo anche lui. E li seguiamo tuttora. No, gli Akamat! Cioè, è top! Gli Akamat, ma quanto sono bravi! Ma quanto sono bravi! Sono fantastici, ecco, vedi che pian piano... Sì, no, Akamat. Sì, allora, noi praticamente seguivamo i due filoni fondamentali, che erano quelli della passione trucco e quelli della passione stupidità, che abbiamo cercato poi di... la nostra unione nasce da quello, perché noi i primi video, i primi canali sì. Che seguivamo su YouTube erano appunto come simpatici gli Akamat, Frank Matano, Daniele Doesn't Matter e Wilwush. Sì. E poi avevamo come canali make-up Petri Lud, il Chior, se non erro, si chiamava, non c'è sì. Più su YouTube, e Clio Makeup. Clio, sì, sì, queste erano. Sì. Bene, le domande sono finite. Ribadiamo, questo...
tag lo apriamo noi a tutte quante, quindi tutti, chiunque volesse chiunque farlo, delle ragazze che hanno dei canali più piccolini che volesse farlo, noi saremmo felicissime di vedere quali sono invece le vostre risposte. Ringraziamo nuovamente Eva, perché esatto, veramente grazie, 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 un cuoricione mega gigante, se si può espandere. E niente, speriamo che questo video vi sia piaciuto, continueremo sempre a ringraziarvi, perché esatto, perché grazie a voi anche se riusciamo a fare questo tag dei piccoli attori. Grazie. E niente, se vi va di supportarci, di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornate sulle nostre peripezie, una spolliciata in su se vi va e se vi piacciono questi video, e un commentino nella sezione commenti, sempre garbatamente. Noi vi mandiamo un grandissimo bacio e speriamo di rivedervi al prossimo video. Ciao!